Da piccola, durante le vacanze in paese, accompagnavo nonna al lavatoio. Portava con lei la cesta dei panni e poi mi sedevo sulla pietra fresca a guardarla lavare insieme alle altre donne. Scherzavano, ridevano e si scambiavano notizie sui parenti oppure fantasticavano sui paesani partiti tanti anni prima per far fortuna all'estero. Che cos'è l'estero? Le chiedevo mentre tornavamo a casa con la cesta dei panni che odorava di sapone, e lei mi rispondeva: l'estero è la favola di chi ci crede. E tu non ci credi, nonna? Nella mia favola c'è posto per stare qui, concludeva allegra. Io pensavo che nessuna favola poteva profumare più di quella cesta. Tanti anni dopo, mentre guardavo affascinata l'alba, dopo una delle tante notti insonni che da anni mi tormentavano, mi sono accorta che scrutavo l'orizzonte chiedendomi in quale spazio e in quale tempo avrei raggiunto l'illuminazione. Quanti libri ancora avrei dovuto leggere? Quanti corsi avrei dovuto frequentare? Quale stato meditativo avrei dovuto raggiungere? In che luogo avrei trovato il maestro che mi avrebbe iniziata? Quando, dove, cosa, ancora e ancora e ancora. Poi il ricordo della voce di nonna. Nella mia favola c'è posto per stare qui. In quell'alba insonne ho capito. Non è nella ricerca, non è in un punto dello spazio e nemmeno in un preciso giorno che posso collocare la mia illuminazione, che già mi abita, è già qui, che io la veda o meno, lei è già qui. Quindi non mi resta che portare la mia cesta al lavatoio e condividere parole leggere e sorrisi con chi è già arrivato o con chi verrà dopo di me, ed è quello che sto facendo. Eckhart Tolle ha scritto: la vita non è così seria come la mia mente mi fa credere. I saggi dicono che l'illuminazione è qui e ora, quindi se è qui, qualsiasi movimento, qualsiasi azione intraprenda, mi allontanerà per definizione da dove sono. Se credo che prima o poi raggiungerò quello stato agognato, esco dall'unico momento in cui l'illuminazione esiste, ora. Nessuno spazio e nessun tempo. L'illuminazione è la cosa più paradossale che esista. Primo, perché non è una cosa, secondo perché non esiste come immaginiamo noi, e questa comprensione è la vera illuminazione. Non esiste una persona illuminata, una persona non illuminata, ma soltanto la consapevolezza che questa differenza si basa sull'illusione che esista una persona e uno stato particolare da raggiungere. L'illuminazione è la fine di ogni ricerca, perché ogni ricerca presuppone un tempo da impiegare. Nessuno spazio e nessun tempo. Quando smetti di viaggiare, ti accorgi che sei già arrivato. Che cos'è l'illuminazione? Chiede il giovane monaco al maestro. Hai presente quando stai portando la tua cesta pesante su per il convento? A un certo punto ti fermi e lasci cadere la cesta. Ho capito, risponde il fanciullo, e poi riprendi la cesta e continui a camminare verso il convento. Tratto da La magia dentro ogni cosa, 70 storie di iniziazioni quotidiane che ho scritto insieme a Milena Maggio. Viento che viene della montagna, viento traenos la claridad, viento che viene della montagna, viento traenos la claridad. Vuela, 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 vuela
desierto viene.